romantico di Cucinando con MD, c'è Chef Ferio, forse, chi lo sa. Ciao Mary, ciao, buongiorno, buongiorno. Ci sono. Sei già pronto con lo scalogno? Prontissimo, guarda, mi anticipo un po'. Che cosa hai pensato per noi? Un bel primo. Primo? Un bel primo con prodotti del periodo, quindi... Ne abbiamo già usate tanti. E allora vediamoli. E continuiamo ad usarli. Sempre il mamma non mamma. Brava, questa volta i carciofi abbiamo usato. Due. Mamma non mamma. Esce sempre mamma? Sempre mamma con i carciofi. Non mamma. Perché questa cosa esce sempre non mamma? Perché non li sai pulire. Hai ragione, per questo mi rifiuto di farlo. Perché poi ha anche una componente psicologica. Pancetta affumicata. Okay, pancetta affumicata ce l'abbiamo. No, perché mi hai preso questo formaggio? Cioè... Gorgonzola, che è già aperto, perché, non so se ce la facciamo, qui l'ho messo in bagnomaria, guarda, che ci servirà dopo. Riusciamo, te lo alzo, vedi qua, eccolo poi qua. Poi abbiamo il formaggio. Ecco, ecco, vedi, che l'ho messo a bagnomaria. Poi c'è il formaggio che comunque serve, eccolo sempre qua, sì. E poi? E poi c'è la nostra pasta. Le penne rigate, esatto. sempre, no, vedi, mezze penne rigate, sì. Non sono quei pennoni, ma sono però rigate, quindi comunque sempre rigate. Io amo la pasta rigata, lo sai benissimo. Sì, andiamo direttamente, vediamo una ricetta semplice. Non vogliamo un attimino buttare, caliamo, allora devo usare il gorgonzola, va bene, pennette, guarda, caliamo. Quindi pennette, carciofi e gorgonzola. Gli ingredienti sono 400 g di penne rigate, 100 g di gorgonzola, 4 carciofi, 100 g di guanciale, un cipollotto o lo scalogno come abbiamo usato noi, sale, pepe, olio, evo. Semplice, semplice, semplice. Bene, tutti insieme, tutti insieme. Ma cosa stai facendo, chef? Io ho calato la pasta. Lentamente. Ad ogni nomenclatura di ricetta, di ingredienti? Due pennette. Poi quindi, altre due pennette. Sai, anche perché io al ristorante li conto, le pennette, i rigatoni. Tipo, i paccheri ne sono 10, i rigatoni. No, dai, questa cosa non la sapevo. Le grammature, i rigatoni ne sono 12, le pennette ne diventano 18. E quindi, gli spaghetti ci decoriamo a mano. Ed è una porzione? È una porzione, sì. Quindi 12 paccheri. Fa una porzione di pasta. 10 paccheri, 12 rigatoni. Al ristorante mangiano sul serio, quindi succede questo. Quello che ecco succede poi anche nella nostra cucina di mattina 9. Succede quindi, in tutti i ristoranti. Succede questo, in tutti i ristoranti, però, chef, quindi quante penne hai calato? Oggi? Una sessantina. No, quando mai? Ma non è vero. Oggi? No, secondo me 20. Di più di 60, guarda. No, guarda, dopo li conto tutti, chef. Ci sono. Non è che, sì, che io possa... Non è che io... Sembra, in matematica sono eccellente, però sembrano se poche. Metto uno a uno li so contare. Sembrano poche, ma ti assicuro che sono più di 60. Va bene, dopo li contiamo. Ho perso insieme. Sempre scommesse così. Allora, con lo scalogno hai perso scommesse perché... Eh sì, perché io sono largo di manica quando calo, quindi mi ritrovo sempre con una penna in più. Con molte penne in più e quindi vengo richiamato da me i collaboratori. Perché quanto ne hai buttato? Perché poi bisogna fare anche la proporzione con il sugo, con il fondo. Perché poi io sono uno quella che sta attento, no? Quando lo fanno loro, li richiamo. Quindi quando capita a me, vengo richiamato. Esatto. È giusto che sia così. Chef, allora, da dove si parte? Dalla cottura, allora, dello scalogno? Scalogno o cipollotto? Noi avevamo gli scalogni in deposito, in magazzino, quindi lo sai che non buttiamo nulla e ho usato lo scalogno, no? Sì. Quindi scalogno, pancetta affumicata, carciofo bello pulito. Guarda, e lo facciamo a julienne sottile, 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 guarda. Il gorgonzola diventa il gorgonzola, quell'ingrediente che ti dà la marcia in più, quel susserio in più. Ma come si abbina? Cioè, com'è in termini di sapore, da un punto di vista tecnico, è ti pungente. Chiedo? No, l'incontro dove del gorgonzola con la pancetta. Un gorgonzola dolce. Quindi perciò abbiamo abbinato un guanciale dolce affumicato dolce, altrimenti avremmo usato un bel guanciale pepato con un gorgonzola più piccante. Quindi anche in base alla scelta del gorgonzola si sceglie il formaggio da accompagnare. Sì. Nulla lasciato a caso, come ben sai, no? Nulla lasciato a caso, neanche il la taglio. La cucina è alchimia.
è studio. E anche un po' intuizione, no? Sperimentazione. Poca intuizione, ma molti. Molto studio, I piatti non è che ce ne inventiamo la mattina. Quindi. Ma si va anche un po' a sperimentare, se un sapore. Sperimentare significa studiare. Studiare. Poi il confronto è la base di tutto. Perché cioè, perfetto, aspetta, mi sto perdendo. No, è sempre lo stesso. Sempre il carciofo, sempre abbiamo messo due carciofi. In questo caso non abbiamo avuto bisogno di. Di metterlo in acqua, esatto, e limone, no, perché lo stiamo tagliando e usando, quindi non necessita. Ma se lo facciamo la preparazione, facciamo la usiamo male. Prima, esatto. Basta 5 minuti in acqua e limone e il gioco è fatto. Saliamo. Mm-hmm. Vedi com'è veloce questo piatto? È un piatto veloce perché esatto. In questo caso il carciofo deve essere croccante, chef. Medi, a questo punto, sì, due soluzioni. Deve essere croccante. Guarda, anche sfatto è bello, quindi non c'è problema. Due soluzioni, secondo me ho già capito, posso anticiparti? Vai, dimmi, fammi. Allora, soluzione A. Perché conosco Scheffero da parecchio, quindi teoricamente... E io invece so quale soluzione tu vorresti. Esatto, perché facciamo questo gioco insieme, ecco, anche voi pubblico da casa. Io conosco Scheffero, lo conoscete anche oramai da tempo. Quando c'è, non è proprio una musica, diciamo una cremina, anche se tecnicamente magari non è il termine adatto. Allora Scheffero propone due soluzioni. La prima, ed è quella che in realtà a lui piace di più, è creare un piatto sotto uno specchio, un fondo a specchio, sul piatto per ricevere poi le penne e il condimento. Esatto, e quindi in questo caso il gorgonzola oppure a goccia sopra oppure annappare. Vedi, mi ricordi anche le terminologie. Però c'è poi la terza soluzione, che è quella mia, che a chef Aereo no preace proprio. Tu dice io faccio, guarda, già sto facendo, esatto, che guarda quella... qua. Quindi in questo caso, perché piace a Mariù, il gorgonzola lo andiamo a mantecare in padella. Esatto. Vedi? Alla faccia dei piatti gourmet. Però in questo caso appunto non è più, cioè non è che non è più, in questo caso diventa un piatto nostrano. Nell'esposizione, ecco, non può essere poi classificato gourmet, sebbene la procedura. Ma non è bello, è comunque... ciò che è bello ciò che piace. Ecco, quindi, se invece lo vogliamo rendere gourmet, è importante, così come una mussettina. Lui realizza, di solito mangiato sul serio, dicevi una mussettina? Una mussettina a specchio, quindi sciogliere al microonde con un po' d'olio, quindi avere qualche accorgimento in più, oppure fare degli schizzetti a lipide aromatizzarlo con un po' qualche di basilico, esatto, qualche erbetta fresca. Un po' di rosmarino. Ci andrebbe bene un po' di timo, un po' di rosmarino. Vedi che sto imparando a conoscerti. Stai imparando. Allora, se poi ecco si è aggiunto questo nuovo spettatore. E poi no? Effettivamente cos'è più bello, dai. Se si aggiunge un nuovo spettatore, ecco, sembra panna ma non è panna, è gorgonzola. E poi ecco, è importante provare a cucinare questo piatto per provare questo nuovo abbinamento di sapori. Diversamente andate al ristorante mangiando sul serio, le richieste possono essere tantissime. Però vi dicevo che se volete rivedere questo momento di diretta, ma si è aggiunto un nuovo spettatore e non conosce Scheffero così come lo conosco io da tempo e lo conosce gran parte del pubblico, andate sulle nostre pagine ufficiali, ovvero su Facebook ma anche su Instagram, perché su Facebook ci sono veramente, ma tante, non posso contare numericamente, ma tantissime ne sono tante, veramente. Ricette di Scheffero, tutte diverse, sebbene con gli ingredienti possano essere similari, è l'abbinamento degli ingredienti che rende il piatto unico e speciale di Scheffero. Io vi dico di andare a ricercare, però lì sulla nostra pagina di Facebook poi abbiamo anche tutte le nostre interviste, tutti i nostri momenti dedicati all'attualità, alla politica, alle inchieste, agli spettacoli. Tanti momenti belli. Momenti belli, fra questi c'è la fase conclusiva del momento della puntata, che è il cucinando con MD e quindi con Scheffero. Siccome sono di parte è più bello, no? C'è anche poi, esatto, c'è anche Instagram, perché fra poco posteremo questa ricetta del giorno sulla nostra story Instagram. Però il letto Scheffero l'ha preparato. Abbiamo fatto un bel letto di basilico verde profumato. Profumoso. Con un po' di pepe fresco macinato e... Chef, ma come fai il tuo ristorante mangiando sul serio a rendere i piatti belli ma soprattutto Mary, caldi? Corro tantissimo. In alcuni ristoranti, ciò che non accade dal ristorante mangiando sul serio, perché io ci sono stata non solo una volta ma più di una volta... La caratteristica è che i piatti restano caldi e poi la gran parte della bontà deriva proprio da questa cosa. Allora, la regola, una dei segreti principali è quello di correre. Correre tantissimo, Mary. Non ci fermiamo mai, sono 2 ore di servizio, ma sono intensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Ne sono più di 60. 30, 31, 32, 35, 36, 38. Ce ne stanno qui altre tante. Forse c'ha ragione il Sempenio, forse ha ragione. Però sono ancora lì nella, nel tegame dell'acqua. Quindi guarda. Non qua. Ah, più di tre quarti di cottura. Sì. Perché altrimenti la pennetta si sfa troppo. Quindi andiamo a mantecare anche perché abbiamo il gorgonzola che fa da legante, quindi non dobbiamo stemperare a lungo. Quindi bella fiamma alta. Guarda, è una classica pasta e carciofi con quella marcia in più del gorgonzola. Sì, che la lo rende più, più pungente, più la marcia in più, basta. Quella di Chef Ferio, quella che abbiamo tutti i giorni nel momento del Cucinando con MD, l'unica televisione laddove qui in Campania si cucina in diretta. E quindi è in soli 7-8 minuti. È in soli 12-15 minuti. 12 tutto, quindi riusciamo a realizzare i piatti anche meno di 12 Complimenti minuti. Complimenti al Chef Ferio perché riesce a restituire al nostro pubblico da casa ogni giorno, avere delle idee per preparare, per sbalordire i nostri familiari, alle volte i familiari, alle volte i figli, alle volte la suocera, alle volte la consuocera, alle volte la cugina, alle volte l'amica, insomma, solo dal Chef Ferio. Al marito mai. Al marito anche, va bene. È l'unica persona che non si è nominata. Mariti, mogli non si sono nominate. Quindi, figli, suocere, mamme, nonne, zii, parenti, al maestro di musica. Ai mariti e alle mogli che stanno bene, stanno chi al lavoro e chi a casa. Si accontentano sempre, bravo, meno bravo, male, si accontento. Io da marito mi accontento, tu da moglie che se anche sbagli non fa niente, invece la suocera ti riprende. Cioè, bravo, il marito e la moglie sono rassegnati, perché dopo il matrimonio c'è mutismo e rassegnazione. Ma quando mai è sempre bello il matrimonio? Allora, Mary, tutti i giorni qua. Io mi sposerei, tutti i giorni per indossare l'abito bianco. Tutti i santi giorni, ma semplicemente per un fatto, per le buste. Infatti, no, io per fare le foto. No, no, io per cosa? Per i regali, perché era bellissimo. Dai, perché infatti dico sia bello. Dai, basta, dobbiamo chiudere, Chef Ferio, basta. Bravo, parliamo di matrimonio. Basta. Perché uno basta e avanza. No, ma anche due o tre, dai. Sì, otto. Ecco, ritorniamo alla diatriba. Tu sei vecchio, io sono giovane, quindi. Allora, Mary, guarda. E come disse quel vecchio amico. Et tu vuoi latte. E come dice. E anche oggi abbiamo mangiato. Chapeau. Grazie a tutti, un bacio. Chef, sei bravo. Anche bravo. Tu sei più brava di me. Bacini Mario a voi. E anche più giovane. Bravo, voglio bene.